ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in realtà è da un po' che non faccio video di ginnastica, perché il canale tratta un po' di tutto, in realtà non solo di ginnastica, però qualcuno di voi si è lamentato dicendo ma tu hai fatto un video troppo semplice e le persone vogliono diventare brave. E un'altra critica che mi è stata fatta, che praticamente devo alzare un pochettino il volume della voce. Non so se adesso mi sentite, penso, non lo so, ci sono delle persone che fanno video in cui si mettono tipo il microfono da qualche parte per far sentire meglio quello che dicono, però io non so dove prendere il microfono, quindi mi metto a urlare come una pazza, così voi mi potete sentire. E adesso per voi, visto che la persona in questione ha commentato il video del cerchio, farò gli esercizi al cerchio complessi, un po' più complessi, non proprio, perché neanche io sono a livello di quelle che vediamo in televisione, ammetto questo, e quindi iniziamo. Allora, un esercizio che possiamo andare a fare è prendere il nostro cerchio e fargli fare un... Avete visto? Lo faccio lento. E una volta che abbiamo capito il procedimento, andiamo e lo facciamo veloce. Perfetto. Se avete capito. Dopodiché, chiaramente, una volta che si fa questo esercizio, possiamo far passare il nostro cerchio sotto la gamba, in questo modo, e riprenderlo. Ve lo faccio rivedere. Adesso facciamo tutt'uno. Una volta fatto questo, andiamo a far girare il nostro cerchio così, però sembrerebbe il video precedente, cioè gli esercizi semplici. E adesso lo passo al gomito in questo modo. Lo so, sembra complicato, cioè nel senso che non è un qualcosa che sanno fare tutti. Lo rifaccio così e poi così. Adesso farò qualcosa che sinceramente non so se è un qualcosa, diciamo, come si dice, di talento oppure un qualcosa stupida, però comunque la vorrei fare. Farò girare il cerchio alle dita. Sì, avete sentito bene, al dito. Basta prendere il cerchio in questo modo e poi fare così, cercando di guardare sempre il cerchio, perché se non si guarda il cerchio si rischia poi, diciamo, di perdere la concentrazione e il cerchio lo perdete, perché comunque lo sto facendo girare, come potete vedere, sul pollice. Chiaramente il pollice anche deve fare, diciamo, il suo lavoro e dare delle piccole spinte. Poi posso anche cambiare dito, non potete vedere, ho cambiato dito. Sto cambiando dita. Adesso andiamo a fare dei saltelli. Non so se questo ve l'ho fatto vedere nell'altro video, però comunque li ripeto. Saltelli. E adesso faccio veloce. Adesso alterniamo le due gambe. Cioè tipo, non so se, ma avete capito? E fare così. E lo facciamo veloce. Questo, facciamo girare il nostro cerchio alla caviglia. Basta
posizionare il cerchio in questo modo, la caviglia che preferite, cioè che sarà la caviglia in cui voi farete ruotare il vostro cerchio, andrà così, mentre l'altro piede andrà in fuori. Dovete dare una piccola spinta con il piede, l'altro, diciamo così, quello in cui sarà libero dal vostro cerchio, in questo modo. Una volta fatto questo, un'altra cosa che voi potete fare è questa cosa qui, questa roba qui, cioè fate girare e lo riprendete, fate girare e lo riprendete, fate girare, ve lo faccio rivedere veloce. Adesso facciamo questo esercizio qua. E lo possiamo fare pure per terra. E per finire, chiaramente, direi di fare un lancio con ripresa. Ve lo faccio rivedere. Purtroppo, ragazzi, lo spazio questo è, non sono fuori casa, quindi non posso fare cose eclatanti come lancio del cerchio, fare la ruota, riprenderlo. Mi dovrei mettere fuori e sinceramente non è il caso, innanzitutto perché fa caldo, secondo perché siamo in pandemia ancora, anche se l'Italia è zona bianca, però siamo comunque in pandemia. E poi mi scoccia che le persone mi devono vedere quello che faccio. Per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video.